Con la zona gialla si torna a correre a Barletta con la settima edizione della Barletta Half Marathon, una gara podistica oramai tradizionale nella città della disfida e che anche quest'anno non ha fatto mancare il boom di iscritti, circa 800 provenienti da tutta Italia. Una rinascita, una ripartenza, questa edizione speciale della Volkswagen Barletta Half Marathon ha proprio questo obiettivo. È una gara podistica di 21 km, 0,97, che è una gara che è inserita nel calendario FIDA, quindi è di interesse nazionale, e anche FISPES, quindi avremo anche gli atleti paralimpici. E quindi appunto l'obiettivo è quello che la manifestazione possa essere anche un traino per un discorso anche più complessivo, già che il mondo polistico, la corsa e anche turismo sportivo, quindi gli atleti che verranno da un po' tutta Italia, verranno, alloggeranno a Barletta, pranzeranno, consumeranno nella nostra città, e quindi noi cerchiamo anche di sviluppare anche un po' di economia. Una ripartenza in sicurezza e che l'amministrazione comunale ha voluto sostenere nel rispetto dei protocolli anti-Covid della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, di concerto con la prefettura della BAT, distanza di 1 metro, gruppi da 100, mascherina obbligatoria prima e dopo la maratona. Un'esperienza di ripartenza davvero unica. Siamo decisamente emozionati oggi perché finalmente abbiamo dato un segnale tangibile di quella vera ripartenza di cui tutti quanti parliamo e auspichiamo. Finalmente è arrivata la possibilità di poter celebrare questa mezza maratona. L'amministrazione è stata con grande attenzione, ma soprattutto con grande convincimento al fianco della Barletta Sportiva, perché riteniamo che da questa iniziativa il segnale che arriva è un segnale forte, un segnale di ripartenza, un segnale di fiducia e di coraggio che deve dare quell'ottimismo di cui tutta la nostra comunità ha bisogno. Barletta si riscopre città di grandissima storia, di grandissimo prestigio sportivo, e questa mezza maratona ne darà sicuramente prova. Partenza fissata alle ore 9 dal fossato del Castello in via Ferdinando Cafiero. Tutti i partecipanti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea a fronte di una organizzazione capillare che ha come unico obiettivo l'inizio di una nuova era per lo sport.